Se il cenone di Capodanno ci stressa, i fornelli in cucina, c'è caos dappertutto, non lasciamo che anche i nostri amati cupcake ci stressino, quindi ne prepariamo uno facilissimo, velocissimo, per il quale ci possono aiutare anche i nostri parenti, i nostri figli e soprattutto che non ha bisogno del forno. Come prima cosa, foderiamo una teglia da muffin, la ricetta è per 10, quindi ci sono due buchi. Io ho usato i pirottini, diciamo che sono proprio chic, quelli da primo dell'anno. E abbiamo ingredienti che non necessitano assolutamente di essere tirati fuori dal forno. Quindi cominciamo. La mia parte preferita di questa ricetta è la prima cosa che faremo. In un contenitore per alimenti con la zip ermetica mettiamo 150 g di frullini al burro. Io ho usato le macine del Mulino Bianco, ho fatto colazione e quindi ne ho approfittato. Sigilliamo il sacchetto lasciando solamente un centimetro per far uscire l'aria, quindi appiattiamo il sacchetto, lo chiudiamo del tutto e con un matterello li riduciamo a una polvere sottilissima, quindi anche antistress. Pensate che magari sia quel parente che sta per arrivare a trovarci, per il quale ne faremo volentieri a meno, e lo riduciamo in briciole. Una volta sbriciolati per bene i nostri parenti, i nostri biscotti, pardon, li uniamo a 50 g di cioccolato bianco tagliato a pezzettini piccolini e 50 g di cioccolato al latte, anche questo in pezzettini. Li possiamo mescolare anche con le mani, però per il momento li mettiamo da parte. In un'altra ciotola, un po' più grande questa volta, combiniamo 75 g di burro con un cucchiaio di miele. Io in questo caso la melassa l'avevo finita, la ricetta chiede la melassa. Io non ce l'ho, l'ho usata tutta quanta e quindi mettiamo un bel cucchiaio di miele, due cucchiai di latte intero e 50 g di cioccolato fondente tagliato a pezzettini. Metto tutto quanto al microonde a intervalli di 30 secondi e faccio sciogliere bene burro, cioccolato, quindi un composto unico. Se non avessi il microonde, lo posso mettere sopra un doppio bollitore facendo molta attenzione a che nessuna goccia d'acqua finisca all'interno del cioccolato, sennò sarebbe da buttare tutto. Quindi sciogliamo il composto. Una volta sciolto al microonde o a bagnomaria il nostro burro, miele e cioccolato, lo lasciamo leggermente raffreddare. Vogliamo che arrivi a temperatura ambiente, ora è abbastanza caldo al tatto, però non vogliamo ovviamente che cominci a solidificare. Quindi aspettiamo circa 10 minuti. A fra poco. Una volta che il nostro cioccolato fuso si è raffreddato, quindi al tatto non scotta più, e però non si è solidificato, siamo pronti per l'ultima fase, quella più critica per modo di dire. Uniamo al nostro cioccolato fondente i pezzettini di cioccolato al latte, cioccolato bianco e biscotto e mescoliamo affinché tutti quanti siano rivestiti dal nostro cioccolato fondente. Una volta che il composto è stato ben amalgamato, con due cucchiai versiamo all'interno di ciascun pirottino un cucchiaio di composto. Abbiamo tantissime maniere per personalizzarlo, chiaramente anche qui la nostra fantasia è quella che la fa da padrona, quello che abbiamo in casa, quello che vorremmo mettere anche come sorta di augurio per l'anno nuovo. Possiamo usare dei riccioli di cioccolato. Possiamo usare delle scagliette di oro sul cioccolato o delle perline colorate, a seconda di quello che la nostra fantasia ci suggerisce meglio. Io ovviamente le provo tutte quante, così vediamo come si fa. Ne sono venuti 7 invece dei 10 che pensavo. Una cosa però che ho imparato in cucina, così come nella vita, è mai essere avari, perché quello che si dà si riceve sempre. Quindi lasciamo raffreddare completamente i nostri pirottini e una volta pronti, anche con una forchetta li possiamo estrarre, li portiamo in tavola e il successone sarà assicurato. Io ne approfitto quindi per ringraziarvi tantissimo per un fantastico 2011, è stato un anno bellissimo, molto molto interessante, molto stimolante. Vi auguro che il 2012 sia, ci auguro che il 2012 sia altrettanto, anzi meglio di quello che è stato quest'anno. Nel frattempo vi ringrazio tantissimo per i suggerimenti, gli spunti, i commenti che mi fate, mi fanno crescere e spero che vi divertiate assieme a me. E tutto qua.
Continuate a seguirmi su Pan di Spagna TV e buon anno a tutti. Ciao!